Nato solo da pochi minuti, questo cucciolo di foca della sella si innamora subito della sua fredda casa a dolce casa. Ma il ghiaccio si scioglie. Tra soli 10 giorni, la madre lo abbandonerà senza guardarsi mai più indietro. Il conto alla rovescia ha inizio. 10. Prendere 2 chili al giorno. 9. Imparare a nuotare prima che il ghiaccio si sciolga. 8. Niente panico, non c'è tempo da sprecare. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. A prima vista, l'artide appare spietatamente privo di vita. Eppure, alcuni animali trovano il modo di prosperare. Anche se qui la vera forza opera in silenzio, in superficie. Ogni inverno il ghiaccio marino si forma timidamente per poi espandersi per milioni di chilometri quadrati. Com'è possibile che questo gelo sia la chiave del nostro intero pianeta? Come un polmone, ogni anno il ghiaccio marino infonde vita nell'Artide, in un ciclo che condiziona il clima di tutto il mondo. Questa è la storia del confine dell'Artide canadese, dove tutto ha inizio. Mi chiamo Bertie Gregory e sono un documentarista di National Geographic. Ogni cosa è a rischio. Siamo tutti in attesa del grande gelo. Ogni anno le foche della sella lasciano le ricche acque a nord della baia di Hudson per unirsi ad altri migliaia di esemplari e migrare verso sud per sfuggire agli orsi polari e raggiungere la loro oasi di riproduzione. Un flusso glaciale sterminato nel Golfo di San Lorenzo. È difficile credere che stiamo camminando sull'oceano, perché ovunque guardi, a perdita d'occhio, c'è soltanto ghiaccio. Ecco perché ho questo abbigliamento molto sexy e alla moda e un bastone. Perché devo assicurarmi di non cadere tra le crepe nel ghiaccio e finire in queste profondissime acque gelate. Ma adesso siamo alla ricerca di quello che è, probabilmente, l'animale più tenero del mondo. E riesco a sentirlo. Questo splendido cucciolo. Ciao! È una foca della sella. Ed è nato circa 4 o 5 giorni fa, a giudicare dalle dimensioni. È del tutto indifeso senza la mamma. Una colonia di migliaia di foche, la madre deve assicurarsi di non sfamare il cucciolo sbagliato. Ecco che arriva! Ed ecco il bacio. Le foche della sella sono famose per questo. Quel bacio è il modo in cui la madre e il piccolo si riconoscono. Il piccoletto non aspettava altro. È ora di cena. E dovrà approfittare il più possibile di questi allattamenti, perché passerà solo 10 giorni con la madre. Trascorsi 10 giorni, la femmina smetterà di allattare il cucciolo e si dirigerà verso nord con i maschi. E quel cuccioletto resterà solo, senza niente da mangiare. Perciò è bene che metta su un po' di grasso. Stavo riprendendo il cucciolo e ho trovato una cosa piuttosto disgustosa. Quella che vedete qui è una scia di sangue. E porta a questa. Potrebbe sembrare morte, ma non lo è vita. Questa è la placenta. E non è ancora del tutto congelata. Questo significa che da qualche parte qui c'è un cucciolo appena nato, che è letteralmente appena nato. La placenta ci mette meno di un'ora a congelare, perciò da qualche parte qui c'è quel piccoletto. Guardate, eccolo lì.
È nato solo pochi minuti fa. Guardate com'è giallo. Come vedete, al cordone ombelicale ancora attaccato. Paragonandolo all'altro cucciolo, che era solo di qualche giorno più grande, 4 o 5 al massimo, capiamo quanto crescono in fretta. E questo piccoletto ha un bel po' da fare per rimettersi in pari. È bello vedere un cucciolo così piccolo, ma allo stesso tempo è preoccupante. È di 5 o 4 giorni indietro rispetto agli altri. E questi adulti corrono già contro il tempo per crescere cuccioli prima che il ghiaccio si rompa, perciò questo ha una sfida ancora più grande davanti a sé. A causa del cambiamento climatico, la rottura precoce del ghiaccio è sempre più comune. Per ben 5 degli ultimi 10 anni, la rottura del ghiaccio ha reso più difficile alla colonia crescere i propri cuccioli. Nel 2017 il ghiaccio si è rotto così presto che l'intera cucciolata dell'anno è annegata in una notte. Quella che prima era un'enorme lastra spessa di ghiaccio, adesso si sta rompendo e il ghiaccio è veramente sottile. Lo vedete? È ora che i cuccioli imparino a nuotare, perché presto la lastra diventerà sempre più sottile e saranno costretti a farlo, perciò è ora di nuotare, devono insegnarglielo. Ed è esattamente ciò che intende fare questa madre. Questo bel cucciolone è ingrassato molto. È incredibile quanto sia cambiato in così pochi giorni. Prima era un cucciolo indifeso e ora è una bella salsiccia tondeggiante. Vediamo se la madre sarà in grado di incoraggiarlo a tuffarsi in acqua. Ok, siamo pronti? Sì, sì, va pure. Come usa la sua grande pancia galleggiante per aiutare il cucciolo a respirare. È estremamente protettiva verso di lui in acqua. Quando gli altri adulti si avvicinano, lei li scaccia via con una tale aggressività. Ce l'ha fatta! Sta nuotando! Non si ferma più! Oh. Deve essere incredibile rendersi conto di essere nati per fare ciò che solo pochi attimi prima sembrava così spaventoso. Ora che la madre sa che il cucciolo ha la capacità per sopravvivere alla rottura del ghiaccio, è giunta l'ora del compito più difficile di tutti: dirsi addio. I maschi di foca della sella si stanno radunando nelle vicinanze, pronti ad accoppiarsi con le femmine. Ok, sto entrando! È ora che gli adulti si ricongiungano e facciano rotta verso nord. A
Abbiamo incontrato degli animali davvero straordinari in questa avventura. Sono circondato dal branco. La loro vita è scandita dal ticchettio del tempo, che li spinge a correre più lontano, volare più veloce e nuotare più in profondità. Ma ciò che lega loro e tutti noi insieme è un ticchettio ben più assordante. La calotta artica. Il grande gelo generava milioni di chilometri quadrati di superficie in grado di riflettere il sole e stabilizzare il clima della Terra. Negli ultimi 30 anni abbiamo perso oltre un terzo della calotta. Ora, invece di riflettere il calore del sole, l'acqua del mare lo assorbe e assistiamo quotidianamente ai suoi effetti devastanti. Ma c'è ancora speranza, e questa risiede nell'uso di energie pulite, nell'uso efficiente del suolo e nel rimboscamento. Salvare gli orsi polari non è solo una buona azione. Significa salvare noi stessi. L'esistenza e il futuro di questo luogo è nelle nostre mani, perché ci troviamo davanti a un punto di svolta. O lo abbandoniamo o collaboriamo affinché possa vedere l'alba del nuovo secolo.